Ci troviamo qua davanti alla prefettura perché c'è un sit-in da parte degli operatori dell'AMIA. Ecco, cosa vogliamo dire alla gente e che cosa vogliamo far capire e spiegare del perché di questa protesta? Si continua un percorso che è iniziato già col corteo della settimana di lunedì. Adesso abbiamo un incontro con Sua Eccellenza, che è l'unico tavolo che oramai ci è rimasto aperto in questa brutta avvertenza che coinvolge tutti i lavoratori di AMIA. Siamo qui, attendiamo il commissario Latella, ci saranno i commissari AMIA, ci sarà il rappresentante della regione e speriamo di trovare delle soluzioni affinché vengano ritirate le procedure di licenziamento collettivo che hanno coinvolto i lavoratori di AMIA e che ci sono state prospettate in maniera direi brutale da parte dei commissari. In realtà avete avuto un po' sentore che questa vertenza possa trovare una soluzione positiva, questo in fondo è quello che ci aspettiamo e ci auguriamo, soprattutto dico anche noi come cittadini, perché naturalmente non possiamo che sperare e credere che il lavoro venga garantito. Noi per natura, per definizione dobbiamo essere ottimisti, però è normale che abbiamo di fronte un'amministrazione comunale che oramai è inesistente visto che abbiamo il commissario e delle difficoltà economiche che sono oggettive della nostra azienda ma anche della regione, per cui compatibilmente con questi problemi abbiamo un cauto ottimismo. Ecco. Ci fa piacere perché vedo che c'è un approccio sicuramente positivo e costruttivo da parte vostra, perché le parole che hai detto dimostrano questo, speriamo che anche dall'altra parte sia la stessa cosa. Speriamo che adesso ci siano i fatti, perché dico la vertenza è aperta e continuerà fino a quando i lavoratori AMIA sono qua e continueranno a manifestare eventualmente con assemblee, sempre in maniera civile, ma a questo punto dobbiamo difendere i nostri diritti, li dobbiamo difendere fino in fondo, per cui non ci fermeremo fino a quando questa vertenza non sarà conclusa, naturalmente, col ritiro, ripeto, di quelle che sono le procedure di licenziamento collettivo.